col freddo della notte. 1400 metri di altezza, meno 4, meno 5, cioè, non si sa cosa è successo. Mira. Come stanno i bambini? Siamo in diretta, stanno andando dal gemello in questo istante e non lo sappiamo. Grazie a tutti, ma non so che dire. Sono stati protetti, messi in una grotta dalla mamma? Insomma, dalla mamma, sì, pare di sì, non lo sappiamo. Non sappiamo nulla. L'ha sentita lei la signora? No, sto andando adesso, siamo qui in ospedale per questo. Insomma, è stata una notte infinita. Inferno. Fino alle 3 erano 3 persone scomparse, 3 di notte a 1400 metri. Insomma. Poi alle 3 è stata trovata la signora? È stata trovata la mamma, è stato confusionale e poi da lì piano piano sono risaliti a... C'è stato un momento in cui ha perso completamente le speranze? Sì. Ne ha temuto il peggio? Beh, la mattina, all'alba, 2 bambini di 4-5 anni, 24 ore all'aria aperta... È impossibile che possano sopravvivere, un miracolo, sono stati trovati a mezzogiorno, sono stati 24 ore all'aperto, due creature, voi li vedrete, una bambina di 4 anni, meravigliosa, e un bambino di 5, Manu e Nicola. Cosa può essere nei sentieri, così in questa escursione forse la mamma si è persa e ha cercato di mettere al riparo i bambini? Sicuramente, è successo uno stato di confusionale. Perdita di senso dell'orientamento? Sicuramente, non lo sappiamo. Comunque, pensavo cosa c'è. Lei non li ha ancora visti i bimbi? No, ancora no. Stanno andando verso Roma? Stanno volando a Roma, i due angeli. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutti veramente, l'arma dei carabinieri sono stati strepitosi. La protezione civile, la regione Lazio, la provincia, decine e decine di volontari che per tutta la notte, 200-300 persone hanno battuto ogni angolo fino ad arrivare a miracolo veramente. Miracolo, 2 creature, 24 ore. Grazie a tutti.